Primo maggio all'insegna della gita fuori porta, i picnic nei parchi e nelle aree protette, lo stima Coldiretti, secondo cui la crisi porta alla forzata riscoperta del turismo sostenibile da chilometro zero, in meta da raggiungere in giornata e senza spendere troppo. Andiamo a lavoro i laureati, ingegneri meccanici, elettrici o chimici, sono richiesti da un'azienda metalmeccanica ad Avellino, preferibilmente appartenenti alle categorie protette con disabilità. E per i concorsi a scadenza più ravvicinata, 2 maggio termine per candidarsi a 16 posti nell'autorità garante della concorrenza, 12 giuristi e 4 economisti. Per la formazione la Ruta Onlus con Intelliform organizza a Salerno il primo corso di gestione delle risorse umane, 260 ore, teoria e pratica, per preparare la formazione del personale all'analisi dei ruoli e alla progettazione dei piani di sviluppo. E per gli appuntamenti ricordiamo Trend Magazine tutti i venerdì, sabati e lunedì. Tra i titoli di questa settimana, prove di buonismo da Equitalia ed Agenzie delle Entrate, confermato infatti lo stop ai prelievi forzosi sui conti correnti ed un redditometro light, ma intanto la macchina tributaria non si ferma. L'economia della salute in Italia, 2 milioni di pazienti in fuga dalle cure, niente soldi per il ticket ed allora o si mangia o ci si cura, aggravando ancora più le finanze regionali. Le proposte di lavoro della settimana in Campania, tutte notizie su economedia.it.